Com'è dalla fine di una super edizione del Telly? Penso che sia stata una delle più belle quest'anno, onorato la decima. Sì, allora il livello di soddisfazione attuale è altissimo perché secondo me è stato bello, è andato bene tutto, c'erano un sacco di punti interrogativi, c'erano parecchie scommesse sia dal punto di vista del Telly serale che poi quello del campetto, in realtà invece è andato tutto per il meglio, fortunatamente stati bravi noi, stati fortunati, credo che ne abbiano goduto tutti. Quest'anno avete investito veramente tanto, anche perché oltre al Classic Telly, la due giorni che normalmente godiamo su questi campi, abbiamo visto il festival, il Free Music Festival, che ha attirato veramente tanta gente, forse probabilmente più delle aspettative. Io ero con voi a vedermi i concerti, è stato veramente bello e ne sono veramente venuti tanti giovani. Sì, assolutamente, è stata una grandissima scommessa perché tra gli interessi di Roby c'era dentro anche comunque il fatto di andare ai concerti, è una passione mia ma di praticamente tutti i ragazzi dell'associazione, e quindi l'idea di mettere in piedi un festival come abbiamo visto in Italia e in giro per l'Europa c'era, è venuta fuori l'opportunità, bisogna ringraziare davvero oltre a tutti i volontari, Marco Allegri, il Circolo Arcipelago, che ci hanno dato una mano nella scelta dei gruppi, è stata una scommessa perché l'impegno sia fisico che mentale che economico era elevato, e Cremona ha decisamente risposto bene. Cremona non solo, perché sono sicuro che sia giovedì che venerdì ci sia stata tanta gente che arrivava da fuori, così come per il torneo. Cioè, quando arrivano comunque una macchinata di 5 persone dalla Germania solo per venire qua, hai già vinto in partenza. Sì, decisamente, decisamente. Ringraziamo Meda come presidente, ma tutti gli amici di Roby che si sono impegnati e hanno realizzato per l'ennesima volta, ormai si parte di ennesima, un torneo spettacolare. Ciao a tutti.